Con noi c'è Claudio Borghi Aquilini, responsabile economico della Lega Nord, capo dell'opposizione in Regione Toscana. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Che ci racconterà? Cosa ha scoperto sul reddito di cittadinanza, cosiddetto, perché poi non c'entra proprio nulla né con la cittadinanza né col reddito, la proposta del Movimento 5 Stelle? Il sedicente reddito di cittadinanza. Esatto, il molto sedicente, di clandestinanza, l'ha chiamato il nostro amico Malvezzi. Il professor Malvezzi, grande Malvezzi, e Valerio Malvezzi, che è stato ospite anche in Onda Libera, tornerà ad esserlo settimana prossima, e dicevo appunto ci parlerà di cosa ha scoperto, e poi io intanto però ti darò conto anche delle sette balle che secondo il Movimento 5 Stelle tu hai sparato in un comunicato solo, no? Borghi si rivolga a uno bravo e legga almeno i giornali, ti rimprovera il Movimento 5 Stelle Toscano. Parleremo peraltro anche, credo, del Parlamento. La Camera ieri ha celebrato i trattati di Roma, il 60esimo, sostanzialmente al grido di più Europa, con la Lega fuori dall'aula, eccetto Umberto Bossi, come abbiamo letto sui giornali, e il Movimento 5 Stelle invece in aula ad applaudire il discorso del Presidente della Repubblica, che credo sia un dato politico anche questo abbastanza interessante. Intanto andiamo con ordine e vediamo cosa hai scoperto in Toscana sul reddito di cittadinanza e perché la scoperta toscana ha una valenza per tutti i cittadini italiani, perché quella è la proposta base, diciamo così, che poi è quella nazionale, se non ho capito male, no? Che il 5 Stelle fanno sul cosiddetto reddito di cittadinanza. Anche il professor Ricolfi ha avuto modo più volte di dire, ma se insomma smettiamola di giocare con le parole innanzitutto, perché reddito di cittadinanza vorrebbe dire dare un reddito a chiunque, compreso il defunto Rockefeller, se fosse stato cittadino italiano, perché sei semplicemente cittadino e costerebbe una barca di soldi incredibili. Quello di cui stiamo parlando non è reddito di cittadinanza. Cos'è allora? E cosa hai scoperto, Claudio? Ma vedi, per me non c'è nessun problema a fare qualsiasi tipo di proposta. Così come non c'è problema a stare in aula ad applaudire chi invoca più Europa. Cioè, è legittimo che magari a qualcuno l'Europa così com'è stia bene. E quindi quando si va in aula di Parlamento a dire ci vuole più Europa, facciamo come D'Azeglio, così di questo tipo, stare in piedi a fare la standing ovation. Così come è legittimo dire che a uno fa piacere dire diamo dei soldi agli immigrati, ai Rom, piuttosto che li diamo ai miliardari, perché ho un'ideologia tale per cui chi è ricco deve diventare ancora più ricco e quindi faccio il reddito di riccanza. No? Ma sono proposte, ognuno è libero di fare quello che vuole. Quello che invece non tollero, e quindi mi batto nel limite delle mie poche possibilità di comunicazione per fare, quando si prende in giro la gente. E quindi se io passo per partito anti-europeista quindi che inganna poi tanta gente, e legittimamente dice caspita, io voto quello del 5 Stelle perché magari dicono alcune cose che mi piacciono e in più sono anche anti-europeisti come me, no? E così via, però poi dopo entri nell'ALDE, poi dopo stai in aula ad applaudire quando ti dicono più Europa, forse stai piando un po' in giro della gente che legittimamente contro questa Europa spera di avere qualcosa dal Movimento 5 Stelle. Stessa roba per il reddito di cittadinanza. Tu puoi proporre qualsiasi cosa. Anche in Lombardia c'è il reddito di autonomia, sono un sacco di misure per il contrasto della povertà, no? Qualcuna si è rivelata molto efficace, qualcun'altra da rivedere e così via, ma ci sono assolutamente delle misure per aiuto degli anziani, aiuto dei disabili, aiuto delle persone in povertà estrema, no? E così via. È giusto che ci siano queste misure, ma sono delle misure di contrasto alla povertà. Se io sto dicendo alla gente che, come tutti, sfido qualsiasi persona a trovarmi una cosa detta diversamente dai vari Di Maio, Di Battista e compagnia cantante, ogni volta che mettono il naso su una televisione, c'è sempre stato soltanto un concetto. Chiunque abbia un reddito zero, chiunque sia disoccupato, chiunque abbia un preoccupato, abbia un reddito inferiore a 780 euro, se a zero gli verrà dato 780 euro con la nostra misura del reddito di cittadinanza, 780 euro al mese, se invece ne ha di meno, quindi perché ne guadagna 500, verrà dato un'integrazione fino ad arrivare a 780 euro. Per tutti, disoccupato, pensionato, no? E così via. Questo è quello che viene detto.
uno sta a sentire, il massimo che può dire è bah, esagerano, no? Forse una delle solite balle politiche, tanto è facile dirlo. Questo è quello che possono pensare magari qualcuno che sta a casa, no? Però non pensa che invece ci sono delle condizioni a questo, alla ricezione di questo reddito. E questo è un piccolo problema, perché se in tanti, magari scettici, però possono essere illusi di poter avere questa, che dire, io ci provo, un giro ho detto, Renzi mi ha detto che mi dava gli 80 euro e l'ho votato, e poi dopo me li ha ripresi con le altre tasse, però gli 80 euro sono arrivati, magari quest'altro giro provo a votare 5 Stelle, magari mi danno i 780 euro, sono disoccupato, che problema c'è? Ecco, c'è un piccolo problemino, vale a dire, io l'avevo già intuito da un po', e l'avevo intuito da un po' per un motivo semplice, avevo guardato, avevo fatto due conti, i due conti sono facili. In Italia gli incapienti, appena uscito il dato recentemente, quando hanno fatto l'analisi delle dichiarazioni dei redditi, quindi quelli che non pagano alcuna tassa perché hanno dei redditi così bassi da non arrivare alla soglia di, necessaria per poter pagare tasse, quindi sono la platea potenziale, no, di questi, di questo futuro reddito di cittadinanza, sono 12 milioni di persone. Allora io ho detto, va bene, qualcuno sarà la maggior parte di questi saranno a zero, qualcuno invece avrà pochissimi redditi e quindi si parlerà di integrazione. Facciamo una cosa proprio per essere stra sicuri, dimezziamola la cifra, quindi sono 12 milioni che hanno reddito zero, invece ne prendiamo la metà, ma voglio essere stra sicuro, perché penso che chiunque sia appena dotato di un minimo di intelletto dice o capisce che se in questo momento si sta facendo un culo così per lavorare e magari incassare 700 euro o meno, e ce ne sono tanti, fra giovani, ragazzi, anche meno giovani, no, che ormai si sono adattati a lavoretti, contratti a progetto, call center, no, cose di questo tipo, e non penso che guadagnino molto di più. Allora è ovvio che se io do a tutti 780 euro, se uno è lì che lavora dalla mattina alla sera per guadagnarne 700, non è che prende gli 80 euro di integrazione, magari se ne sta a casa direttamente, no? E magari fa oltretutto qualche lavoro in nero, e così facendo arrotonda. Ma lasciamo perdere, no? Vogliamo essere proprio stra sicuri e diciamo, ok, la metà di queste persone, quindi 6 milioni di platea, e a quel punto il conto l'abbiamo fatto tante altre volte, è piuttosto semplice: 780 euro per 12 mesi fa 9.360 euro annui per 6 milioni di persone fa 56 miliardi. 56 miliardi è il costo di questa misura, no? E capite bene che torna poco, insomma, con le posizioni. Cioè, se a me danno 56 miliardi, se io andassi al governo e mi dessero 56 miliardi da spendere, reindustrializzo il paese. Ma da capo a fondo, 56 miliardi all'anno. Voi immaginate 56 miliardi all'anno da spendere per reindustrializzare il paese. Beh, caspita, una discreta cifra. Se ne fanno di cose, e come? E però è lavoro vero. Lavoro vero, non è gente fannullone, cioè io con 56 miliardi potrei mettere milioni di persone a lavorare e avere redditi più alti e più dignitosi, oltretutto, perché sarebbe lavoro vero, altro che tenere la gente a casa a far niente. Ecco, quindi i conti sarebbero questi, però il Movimento 5 Stelle ci dice no, tu menti, è arrivato quello dell'Istat, all'Eva, ha fatto l'audizione in Parlamento e ci ha detto che costa 14 miliardi. Cioè, voi potete andare a vedere su internet, no, la relazione del direttore dell'Istat in Parlamento sul reddito di cittadinanza, e in effetti dice che costa 14 miliardi. Però capite che non mi tornano i conti, no? E io ho guardato, e effettivamente c'è una cosa che rimaneva lì nell'aria. Vale a dire, nella relazione di Alleva dice la misura deve andare, come da legge, deve andare alle famiglie in povertà. Giusto?
ovviamente, perché sai, se io sono il figlio di Ibrahimovic e abito col papà, allora forse non è il caso di, appunto, Rockefeller o similari, in questo momento non ho reddito, cosa faccio? Devo ricevere il reddito di cittadinanza. Giusto, giusto, ma va detto. E va detto oltretutto qual è la soglia prevista per ricevere questo reddito. Così la gente fa due conti e soprattutto deve dire chi è la platea per ricevere queste persone. Così la gente fa due conti e a quel punto uno può sapere se può legittimamente sperare di avere questo reddito, per sbagliato che sia. Uno dice, ma non mi frega niente se è sbagliato concettualmente, io voglio intascarlo. Benissimo, vediamo se lo intaschi. Ora, questo parametro per capire da dove se venisse fuori, no, la famiglia in povertà, perché uno non è che c'è scritto sulla fronte povero, ci vuole un parametro, così come per se tu vuoi dimostrare che hai redditi bassi, porti la dichiarazione dei redditi, e puoi anche essere un evasore, ma la dichiarazione dei redditi è quella lì, per capire se sei povero, che cos'è? Il parametro ISEE. Lo sanno tutti che cos'è il parametro ISEE, poverelli, quelli che soprattutto hanno provato a entrare una qualche graduatoria per mettere il figlio in asilo, per qualsiasi cosa dove sono richiesti, dove è richiesto il parametro ISEE. Ecco, chiunque ha provato sa benissimo che partendo sulla base del parametro ISEE, provi a scrivere il figlio in un qualche asilo, in qualche nido o similari dove è richiesto l'ISEE come base per la graduatoria, si trova sul fondo, perché nella parte alta della classifica troverà tutti Mohammed piuttosto che Ungureanu, piuttosto che insomma tutti i cognomi stranieri che risultano quasi sempre nullatenenti all'anagrafe, perché o non dichiarano o sono effettivamente poveri o hanno un sacco di figli, quindi l'ISEE diminuisce quanti più figli ci sono, no? E quanto più cala, no? questo parametro ISEE. E quindi alla fine poi si scopre che si è in fondo alla lista e si rimane poveri. Bene, in regione Toscana è arrivato, e qui adesso dice Borghi quelle premesse lunghe, capita, sì, ma serve per far capire bene, in regione Toscana è arrivato per la prima volta in un luogo ufficiale, quindi nella prima commissione, anzi nelle commissioni congiunte, prima e seconda del Consiglio regionale, l'altro ieri, è arrivato finalmente il provvedimento nero su bianco regionale, perché quelli del 5 Stelle dicono, dato che il momento non va avanti, noi li proponiamo regione per regione, no? il provvedimento del diritto di cittadinanza. E una volta arrivato in prima commissione regionale, ecco scritto che i parametri sono i seguenti. Il reddito, ok, va bene, 780 euro, quindi 9.360 all'anno, va bene. Per quanto riguarda invece la povertà o la ricchezza, il parametro ISEE è fissato a 6.500 euro. Quindi chi ha un ISEE sopra 6.500 euro si scordi il reddito di cittadinanza. Mm. Cosa va a concorrere nell'ISEE? Vanno a concorrere le case, vanno a concorrere i risparmi, vanno a concorrere i redditi di qualsiasi tipo. E uno fa due conti, ci sono tutti i siti, no, nel caso per calcolarlo, e si vede che se un single, perché poi dopo se uno ha 50 figli è un altro discorso, ma se un single, partiamo dalla singola persona disoccupata che pensa di poter intascare il reddito di cittadinanza, se un single ha una casa, rendita catastale 400 euro, quindi non è che sto parlando della reggia, della reggia di Caserta. Ognuno, se uno ha una casa, vada a vedere cos'è la sua di rendita catastale, no? E capisce subito. Comunque, rendita catastale 400 euro, da parte c'ha 8.000 euro di risparmi, magari che sono la liquidazione che ha avuto dopo che è stato licenziato, basta, sei fuori dai parametri. In compenso, con oltre a questa simpatica aggiunta, che è un dato non da poco, in modo tale che uno possa sapere se ha diritto o no, sai, gli italiani per l'80% sono proprietari di case, quindi significa che se la casa è elemento sufficiente, a parte casi estremi, per essere fuori dal parametro, è opportuno che uno lo sappia. Dopodiché si scopre anche che il reddito di cittadinanza spetta anche agli stranieri,
quantomeno a tutti gli stranieri che vengono dall'Unione Europea. La comunità più numerosa di tutti gli stranieri italiani di gran lunga è quella rumena, guarda caso, no? Quindi questi rientrano ovviamente nel in chi può richiedere il reddito di cittadinanza. Non solo, venite, perché se si sa che qua ti danno semplicemente per esistere 780 euro anche se sei rumeno, può essere che qualche rumeno che ancora non ha pensato di venire qua venga qui con tutta la simpatia per i rumeni, ma sapete benissimo che qua il discorso sull'immigrazione che ho detto è non essendoci lavoro qui in Italia, chiunque arriva in più in questo momento sperando di lavorare sbaglia, che sia svedese, che sia sudafricano, che sia australiano, cose di questo tipo, ho mai fatto un discorso né di pelle né di colore né di nazionalità, dico rumeno perché sono già i più numerosi, no, che ci sono, poi uno possa stare simpatici o antipatici e poi non si generalizza perché c'è il rumeno simpatico e c'è il romperuta, quindi è un dato di fatto, cioè, semplicemente io sto dicendo che chiunque viene qua in Italia a quel punto poi potrebbe avere il diritto del reddito di cittadinanza, più oltretutto tutti i paesi sempre esteri, cioè stranieri di tutti i paesi esteri che hanno delle convenzioni bilaterali con l'Italia per diritti sociali. Se uno scorre la lista di questi paesi che già hanno convenzioni bilaterali con l'Italia per diritti sociali, con qualche risata si accorge che c'è la Turchia, che c'è la Tunisia. Quindi noi stiamo potenzialmente dicendo ai turchi che dato che c'è questa bellissima questa bellissima convenzione bilaterale, possono tranquillamente venirsene in Italia, che tanto arriva il Movimento 5 Stelle che gli darà il reddito di cittadinanza, che non può prendere il disoccupato perché ha preso la liquidazione. Voi capite che non è indifferente sapere queste cose se uno vuol valutare una proposta. Ma poi c'è di più: nell'elenco delle coperture per il reddito di cittadinanza vengono citate tutta una serie di voci e sono innanzitutto l'assorbimento di tutte le voci possibili per le politiche del lavoro e così via. Quindi significa che se io tolgo queste voci dal bilancio, queste voci spariscono. Tradotto, se io adesso sto ricevendo un sussidio di qualsiasi tipo, sussidio di disoccupazione, la social card, no? Tutte quelle varie cose che in questo momento sono già previste per alleviare la situazione di disoccupazione o disagio, e queste voci spariscono perché c'è il reddito di cittadinanza che è universale vale per tutti. Quindi tu hai il paradosso che in questo momento tu stai ricevendo un sussidio di disoccupazione, domani non lo ricevi più, perché magari sei fuori dai parametri perché hai la casa, e in compenso lo paghi al turco che arriva. Ultimissima cosa, sempre fra le fonti di finanziamento, aumento delle accise sulla benzina e tassa e aumento del bollo auto per tutte le auto a benzina, non si sa perché evidentemente hanno il diesel, quello del Movimento 5 Stelle, comunque per tutte le auto a benzina di cilindrata superiore a 1600. Quindi se uno ha la marea del nonno, quella la marea Fiat Marea di 1800-1800, paga il reddito di cittadinanza al turco che arriva. Voi capite la follia? Io a quel punto ho fatto una cosa molto semplice e molto banale. Sì. Ho detto, signori, va bene, questo che sto leggendo qua mi fa rizzare i capelli in testa. È una legge vostra, cioè solo ve la siete sognata e inventata questi qui in Toscana, o questo parametro che è quello che manca e che effettivamente farebbe tornare i conti con quello che diceva l'Istat è lo stesso del parametro di legge nazionale? L'ho detto e ho una domanda che ho chiesto ripetuto in modo tale che fosse impossibile evitarla o non capirla. La risposta è stata sì. Lo stesso parametro viene utilizzato in legge nazionale. E a quel punto ho cominciato a dirlo in giro. Apriti il cielo, deve essere stata la propaganda del Movimento 5 Stelle, hanno detto questi della Toscana hanno fatto la cazzata, hanno detto quello che non doveva essere detto. La nostra propaganda serve sempre per far credere alla gente qualcosa, no? E poi farli festi.
purtroppo questi qui hanno detto quello che non doveva essere detto. Ma purtroppo è così, quando cominci poi concretamente, finché fai gli articoli sul giornale, finché sì. Tutto. Ma quando arrivi poi dopo concretamente a presentare una cosa, specialmente in una regione rossa, diciamo così come la Toscana, dove non è che gli passano tutto, no? E segnalare loro di mettere le cose nero su bianco. Da lì è partito tutto il retromarcia possibile. La cosa incredibile è che questi signori, ovviamente presi col sorcio in bocca, si dimenticano, si sono dimenticati un piccolo dettaglio, che le commissioni in Toscana sono registrate. E infatti, allora cosa è successo? È partito una roba tipo quel comunicato ridicolo, no? Che poi se vuoi andiamo punto per punto, no? Sì. Te lo vuole fare Ti smentita, no? Dicendo non è vero che la nostra proposta nazionale prevede l'ISEE a 6.500. Non è vero, non l'abbiamo mai detto, non è così. E allora io molto simpaticamente ho fatto questa quella cosa che fanno tante volte loro con i loro streaming, no? E quelle cose, gli ho postato il video, e il video spesso è lì a disposizione di tutti, se uno guarda Borghi, Toscana, 5 Stelle, Quartini, Reddito di Cittadinanza, non lo so, si trova senza problemi sulla mia pagina Facebook e similari, mi sembra che sia chiaro per tutti in modo inequivocabile. Quindi io faccio il mio mestiere, vado a dire, vado per quello che posso fare, vado a cercare le cose, poi perché uno si è informato, poi uno piace questa proposta di legge, perché è rumeno, piace questa proposta di legge perché in ogni caso se pensa italiano pensa che sia una bella cosa, va benissimo, l'importante però è che le cose si sappiano. Perché se io vado in televisione a illudere 12 milioni di persone che in questo momento sono senza reddito, disoccupati o cose di questo tipo, che è possibile avere quei soldi, e poi dopo invece non ne hai diritto per questo e quest'altro motivo, forse è il caso di saperlo prima, per non fare come quelli che poi dopo hanno magari ricevuto gli 80 euro e poi li devono restituire, come è successo a tanta gente, perché era troppo povera per poter restituire, per aver diritto a ricevere gli 80 euro. Ecco, dato che di Renzi ne abbiamo già avuto uno, diciamo Renzi al quadrato, io cerco semplicemente di dire le cose come stanno e poi dopo penso che così facendo di fare il servizio sia chi mi ha votato sia ecco, Claudio, tra poco poi apriamo, abbiamo un breve stacco tra un paio di minuti, però apriamo anche le linee telefoniche per chi vuole intervenire, 02 66 20 35 29 per gli sms 346 6427 756 oppure via mail giulio.cainarca@radiopadania.net. Intanto però io volevo appunto fare, come dire, proprio didatticamente l'elenco delle critiche che ti fa il Movimento 5 Stelle della Toscana dicendo che tu spari un sacco di balle, quelle che hai appena sparato sarebbero secondo loro anche in questa occasione. Tu spari un sacco di balle perché punto uno, che loro prevedano l'ISEE inferiore a 6.500 euro e che per la prima volta lo dichiarino è falso, perché loro l'avevano sempre dichiarato, dicono loro. Basta che tu avessi letto i giornali, giusto? Allora, certo che loro l'avevano già dichiarato in Toscana, ma forse ovviamente non capiscono che la notizia nuova non è la loro proposta di legge in Toscana o quello che dichiaravano sui giornali, no? Perché quello che dichiaravano i giornali la gente ne spara tante. Della proposta di legge in Toscana mi va benissimo che fosse così, perché uno dice insomma le risorse regionali sono poche e quindi simbolicamente insomma facciamo questa cosa, no? Che anche qui, ripeto, è legittimo, uno può dire va bene o non va bene. La notizia della giornata non era la proposta di legge Toscana, era che quel parametro era quello nazionale italiano per sapere quello ho dovuto interrogarli in commissione, non certo, quindi già subito dall'incipit si capisce il pensiero di questi soggetti. Vai avanti. Punto 2. Tu dici, mi è stato confermato che si tratta dello stesso parametro previsto per la proposta di legge nazionale. Loro dicono falso. La nostra proposta nazionale non indica l'ISEE, cioè l'indicatore della situazione economica equivalente, ma utilizza il reddito IRPEF, 9.360 euro, la soglia di povertà e l'obiettivo della misura. E l'ISEE è richiesto nella proposta nazionale solo a titolo di verifica, senza porre tetti. Non è un requisito come nella proposta regionale toscana, dice il Movimento 5 Stelle toscano. Allora, già fa ridere perché se non serve l'ISEE lo richiedono a titolo di verifica.
già dovrebbe capire che va bene. E qui in questo caso c'è proprio il piccolo problema del video. Lo sono dimenticato. Si sono dimenticati questo piccolo dettaglio del video. E allora a quel punto io ho fatto una cosa molto semplice. Ho chiesto allora se potevo pubblicarlo, dato che non sono arrivati dinieghi, ma giri di parole. Mi sono permesso di pubblicare il video e quindi si capisce benissimo se chi è falso, chi dice il falso e chi dice il vero, perché io gli chiedo in modo inequivocabile anche per un bambino della prima elementare: questo parametro è lo stesso della legge nazionale? Mi interessa una risposta che sia sì, no o non so, perché potevano anche non saperlo. No. E la risposta è stata sì, quindi... chiaro, chiaro. Poi, l'onestà allora. Sarà di casa, no? L'onestà, questa gente, l'onestà. Allora. È l'onestà. Scrivono il falso in modo spudorato, sono sputanati dal video e si spacciano per onesti, dai. Allora, alla numero 3 dice il Movimento 5 Stelle. Tu hai detto che basta avere una casetta di proprietà, la liquidazione incassata al momento del licenziamento per essere fuori dal reddito di cosiddetta cittadinanza. Falso, dicono loro, perché nell'elaborare questa proposta abbiamo studiato e confrontato i parametri di misurazione e gli indicatori della povertà. L'Italia utilizza un parametro basato sull'indagine consumi delle famiglie che fornisce sì un numero di persone e famiglie in povertà assoluta, ma non è un indicatore, quindi è inutilizzabile a livello amministrativo. Da tempo l'Italia ha introdotto un indicatore, l'ISEE, con il quale i cittadini hanno familiarità. I toscani usano l'ISEE per l'abbonamento in treno, l'iscrizione ai figli. E Borghi, vivendo in Lombardia, forse non lo sa. Anche in Lombardia si usa l'ISEE, possiamo avvertire gli amici della Toscana. In ogni caso, praticamente questa non è una smentita, è una conferma. Ma infatti, cioè, fanno ridere. Cioè, dico, no, noi non abbiamo mai detto che ci vuole l'ISEE, sappiate che ci vuole l'ISEE, no? Poi dopo, i conti sul fatto se con la casa o meno rientra nell'ISEE, beh, ognuno se lo faccia. Mm. Ovvio che se uno ha 50 figli, anche se ha la casa di proprietà, nell'ISEE ci rientra. Peccato però che in media gli italiani, specialmente i giovani che in questo momento sono disoccupati, di figli non ne abbiano. Per cui questo bellissimo abbattimento dell'ISEE, che è sacrosanto, per carità, se uno ha tanti figli, sappiamo benissimo a chi va ad appannaggio, ecco, perché le famiglie con tanti figli sono spesso di cittadini non esattamente italianissimi. Se c'è qualche volontario italiano che, pur essendo senza una lira, senza lavoro, disoccupato, c'ha 50 figli, beh, insomma, eroico ben per lui, ma penso che si potrebbe mirare a questa categoria con cose molto più efficaci, ecco, diciamo così, rispetto che dagli 780 euro. Però il problema è uno di se lo può calcolare. Cioè, inutile che mi facciano caso specifico, cioè, così come si calcola l'ISEE per andare a mandare il figlio all'asilo. Magari chi ha già fatto calcolare l'ISEE per andare a mandare il figlio all'asilo può già sapere se rientra nel parametro o no, e dopo è dentro e fuori, pazienza, basta che si sappia. E quindi questi smentiscono per confermare. Quindi poi dopo così, come dire, condiscono, no, questa ridicola conferma con alcune cose veramente ridicole, tipo per esempio che l'emolumento, no, cioè dice io certo non avrò bisogno della reddito di cittadinanza, sì, sulla base del mio reddito che sottraggo ai toscani ogni mese, nonostante una presenza consiliare, cito testualmente, che eufemisticamente possiamo definire eterea. Non so se notate la scelta delle parole, no, per dire nulla, evitando la querela, perché c'è un motivo semplice: io in consiglio regionale ci sono sempre, e se per caso uno vuol vedere chi è più etereo o meno etereo, posto che uno dovrebbe sempre guardare la qualità di quello che uno fa più che la quantità, beh, anche lì è tutto pubblico, guarda, c'è il... E poi c'è anche un altro torto, scusa, hai reso pubblici i tuoi investimenti. Guarda caso, ho reso pubblici i miei investimenti, così come legge impone. Quindi se uno guarda la mia pagina sul consiglio regionale trova i miei investimenti,
trova le case che ho, cose di questo tipo, perché la legge dice che devo farlo. Se tutti questi signori, tutti questi del Movimento 5 Stelle, risultano nullatenenti, perché non hanno risulta che non c'hanno un centesimo di risparmio, un centesimo di investimento, nessun bot, nessun titolo, nessun niente, no? Da una parte si fa capire che forse i miracolati dello stipendio, no? Può essere che siano stati loro, ma per carità, legittimissimo, va bene così, oppure che mentono. Perché so, se è plausibile che fra tutti, non so, uno un medico, l'altro un carrozziere, l'altro un elettricista, e così via, avevano zero risparmi, perché può anche andare bene. Io invece, secondo legge, li ho dichiarati, e adesso diventa pure una colpa, incredibilmente. E ripeto, per le presenze consigliari e seminari, cari miei, è tutto pubblico. Andate sul sito Regione Toscana, lavori dell'aula, scrivete oratore Borghi, no? E vedete se uno si può sparare, se uno ha voglia di dormire, no? Alla sera invece Radio Maria gli è venuta noia. E in quel momento Radio Padania stanno facendo la musica celtica, magari non gli piace, allora si può ascoltare in sottofondo, insieme con la musica celtica di Radio Padania, anche tutti gli interventi in consiglio regionale, non sono pochi. Allora, quarta balla che tu avresti detto secondo il Movimento 5 Stelle, inizia la pacchia per immigrati e Rom, strutturalmente sempre nullatenenti all'anagrafe, era la tua osservazione. È falso, dicono loro, perché i beneficiari della nostra proposta sono indicati residenti in Toscana da 3 anni, inoccupati, disoccupati, con ISEE inferiore a 6.500 euro all'anno e reddito individuale inferiore a 9.360, iscritti al centro per l'impiego con cittadinanza italiana, europea o straniera regolata da convenzioni bilaterali di reciprocità con l'Italia per la sicurezza sociale. Un quinto degli iscritti al centro per l'impiego sono stranieri, se hanno cittadinanza europea o straniera con un paese col quale abbiamo convenzioni bilaterali di reciprocità, Argentina, Messico, Venezuela, Stati Uniti per esempio, rispettano gli altri requisiti, nessun problema a dare il reddito di cittadinanza. Che dici? Ma scusate, ma capite bene che è surreale, no? Cioè dice, inizia la pacchia per i migranti sempre strutturalmente, è falso! Guarda cos'è, noi vogliamo proprio di dare agli stranieri. Cioè, non so, che devo fare io con questa gente? Non saprei come dire. Beh, ma come smentita è simpatica, però, dai, su, ammetterai che è simpatica. È bellissima, secondo me, come smentita. Infatti adesso sto pensando di farci una rubrica qua su Twitter, così intrattengo i miei lettori su questa cosa qua. Dice, è falso che io voglio dare agli stranieri, voglio proprio darlo agli stranieri. Il fatto che appunto, come ho detto prima, siano compresi tutti i cittadini dell'Unione Europea, che per carità saranno anche comunitari, ma fino a prova contraria per me sono ancora stranieri se non sono italiani, ovviamente include Romania e così via, che già adesso, come ho detto, è la prima fonte, la prima comunità di stranieri in Italia, e appunto le convenzioni bilaterali Argentina, Messico, Venezuela e USA, no? Perché uno dice sì, l'immigrato americano, no? Cioè quello che gioca al basket, però stranamente poi ci dimentichiamo la Turchia, la Tunisia e attenzione, altri in arrivo, perché la prima convenzione, quindi il primo step, per esempio con la Nigeria, è stato firmato l'anno scorso. Quindi, una smentita con l'affermazione, sono capaci solo loro. Quinta balla che tu avresti detto: questo pseudo reddito di immigrazione assorbe le altre misure di sostegno alla disoccupazione. Falso, dicono loro. Se le misure di sostegno alla disoccupazione non permettono alla famiglia e alla persona di superare la condizione di povertà assoluta, interviene il nostro reddito di cittadinanza a supporto. Ecco qua. Allora, rimaniamo soltanto su quello della Regione Toscana, no? E poi dopo in ogni caso possiamo vedere un po', no? Come se stiamo parlando di questo o quest'altro. Allora in fondo poi fanno anche il link, perché anche qui no, sono cioè, che sono bravi, no? Mette un link alla proposta di legge. Allora, mettendo il link
tecnica, la proposta è tecnica, sotto ci sono le fonti di finanziamento, no? Allora, sotto ci sono le fonti di finanziamento e è evidente che se io guardo e dice fonti di finanziamento, politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale, no? Questo fondo viene decurtato dell'80%. Ora, non è che ci vuole, secondo me, un genio a capire che se la Regione Toscana prevede 1 miliardo e prevede una cifra per la, come si chiama, le politiche per il lavoro e la formazione professionale, no? E queste, e questa cifra viene utilizzata a finanziamento del reddito di cittadinanza, forse quelle politiche di sostegno al lavoro che c'erano prima non ci sono più. Oppure io lo tolgo dal bilancio e poi dopo il sostegno al lavoro lo pago con il grazie, con il click sul blog o qualcosa del genere. Ma soprattutto è stato chiarissimo Grillo e i parlamentari del Movimento 5 Stelle in una marea di occasioni. Se uno schiaccia Grillo cassa integrazione, tanto per dirne una, su Google, troverà anche Grillo, la cassa integrazione la vuole abolire, perché dice che ci vuole reddito di cittadinanza. È più chiaro di così, io non so cosa fare, cioè prendete Google, ce l'avete tutti, se è possibile, schiacciate Grillo, cassa, integrazione, e vedete un po' che cosa propone. E la stessa roba comunque anche nella proposta di legge, quella nazionale, è chiarissima. Cioè dice, costa meno il reddito di cittadinanza, perché tutti i soldi, tutte le risorse che adesso vengono utilizzate per sussidi e così via, vengono assorbite dal reddito di cittadinanza. Ma è anche un discorso che fila, sinceramente. Basta che si sappia che in qualche caso chi aveva diritto a una cosa non potrebbe avere non diritto, potrebbe non avere più diritto al reddito di cittadinanza. Basta che lo diciate. Va benissimo. Però anche in questo caso non si capisce che cosa abbiano da smentire quando è una roba, palese. Poi c'è la questione delle coperture, e lì si limitano a dire che tu hai fatto male i conti, perché tu dici sta proposta qui ha un costo su base Toscana di 1,4 miliardi, no? E le coperture di 114 milioni. Loro qui non dicono nient'altro, che dici tu hai sbagliato i conti, punto e basta. Ho capito, lui ha sbagliato i conti, guardiamo sempre cosa c'è scritto nella loro proposta, no? Allora, nella loro proposta, l'ho postato anche c'è su mio, sulla mia pagina Facebook, se uno lo vuole, insomma, perché ho postato le foto della proposta. Allora, l'indagine dell'IRPEF dice che queste famiglie che entrano in questa condizione di povertà, no, in Toscana sono 155.000. Allora, aspetta, la prendo giusta, così sennò sembra che io ho inventato le cose. Famiglie per secondo l'indagine IRPEF che hanno diritto a questa cosa sono 155.000. Facciamo due conti, che qui esce questo difetto qua, faccio i conti. 780 per 12, solito 9.360 che è il costo annuale, no? Quindi 9.360 per 155.000. Fa 1.450.000. Ok. No? Quindi ci siamo, quindi ecco il mio conto falso, no? come Giuda, è una moltiplicazione, il mio conto falso come Giuda. Conto perché, della serva, sì, in maniera encomiastica. Diciamo. Sì, conto della serva. Sulla loro proposta c'è scritto che le famiglie in condizione di povertà, secondo questo criterio, sono 155.000, no? E moltiplicato per il reddito di cittadinanza fa 1.450.000. Sulla proposta di legge loro, le coperture, no? Quindi quelle incluse lì, togliere le altri sussidi, tagliare la sanità, no? Così di questo tipo, sono 114 milioni. E anche qui c'è il loro link, andate a vedere cosa sono le coperture. Se le coperture sono 114 milioni per questa cosa, il costo è 1,4 miliardi, allora a casa mia sono sbagliati di un fattore 13. Claudio, la loro contestazione li hanno chiamate fact checking, no? Come si dice? Allora, questo è un contro fact checking che mi sembra molto fattuale, però, perché insomma
è molto, molto terra terra. È la calcolatrice. Loro ti accusano anche di aver detto un'altra balla, cioè che tu hai scritto la metà della relazione della commissione di inchiesta sullo scandalo Montepaschi-Siena, la commissione regionale di cui abbiamo parlato a suo tempo, no? Sì. Questi qui dicono, guarda caro Claudio, che se noi tiriamo fuori le mail, ti sputtaniamo, perché tu hai fatto scrivere a un gagà la parte di relazione che era stata affidata a te. E questo gagà non ne capiva molto, per cui occhio Claudio, perché le bugie hanno le gambe corte e tu sei all'usura del bacino. Hai già segato via le gambe a furia di dire palle. Allora, riassumiamo, la commissione d'inchiesta del Monte dei Paschi, che aveva me come vicepresidente e come presidente il loro capogruppo Giannarelli. Allora, loro a questo punto dicono che hanno corretto loro la mia parte, ovviamente, insomma, essendo una commissione ognuno scrive una parte, no? Sennò altrimenti la scrivo tutta io. Vuol dire che hanno dovuto correggere la mia parte, no? Perché era sbagliata, perché l'ha scritta galoppino, perché cose di questo tipo. Ora, ricapitoliamo cosa fanno nella vita, cosa facevano nella vita i cinque consiglieri del Movimento 5 Stelle in Toscana. Uno, che era presidente della commissione, è, suppongo, uno che dice di essere esperto di rifiuti, economia olistica, di riciclaggio, no? E così di questo tipo. Poi c'è un medico, quello del video, no? In buona sostanza, che mi rispondeva, che ha fatto il piccolo errore di rivelare quello che non doveva rivelare. C'è un medico che è esperto di alcolismo. Cosa molto meritoria, perché il recupero degli alcolisti è una cosa molto importante. Poi dopo c'è una giovane avvocato, dopo c'è un elettricista o qualcosa di simile, insomma, e poi c'è un carrozziere di Livorno, noto carrozziere di Livorno. Ora, adesso con tutto la cosa, io non è che voglio dire vieni a correggere a me, no, o similari, però sarebbe grave se mi avessero corretto delle cose. Perché se io, che non vanto competenze nella botanica, nei rifiuti o nell'alcolismo, o sulla stuccatura, no, delle carrozzerie, sì, o sui parafanghi, no, o similari, mai mi sognerei di andare a correggere il carrozziere su come si tira su lo stucco, il cipollo o qualcosa del genere, no? Se lo facessi probabilmente farei un lavoro peggiore del suo, ecco, mettiamola così. Quindi, se veramente loro avessero corretto la mia parte di relazione, sarebbe un problema per la validità di quella relazione, perché invece di essere scritto da uno che in una maniera o nell'altra è stato in banca per tutta la vita e ha insegnato economia delle aziende di credito in un'università non piccola come la Cattolica, invece queste cose sono state corrette dal carrozziere. Non so, io a quel punto quella relazione, che io rivendico essere una buona relazione, avrebbe forse qualche piccolo problema di credibilità, ecco. In quanto al galoppino o qualcosa del genere, che è il mio assistente, che ovviamente ha fatto un lavoro pazzesco, perché è stato lì aggrappato agli assistenti degli altri gruppi, perché alla fine le relazioni si scrivono così, per cercare di mettere ordine. Poverino, è uno che ha più cultura di tutti loro messi assieme, ovviamente qualsiasi cosa dice o scrive è stata approvata o riportata, o riportava cose mie. Quindi è veramente inquietante. Allora, la loro stessa relazione, che aveva come pregio, insomma, anche il fatto riconosciuto da tutti, in tutte le non poche riunioni della commissione Montepaschi, che voi ben vi ricordate, perché ogni volta che mi chiamavate io, alla fine, se me ne ricordate, io ero dentro in commissione Montepaschi a interrogare niente. Posso capire, insomma, che questi poveretti sono stati presi con sorcio in bocca, che adesso sono in difficoltà politica, insomma, però andare a autosvilirsi la loro stessa relazione, insomma, mi sembra una gran mossa. Allora, pronto. Sono Marco da Mantova, ciao. Buongiorno Marco. E complimenti al professore. La sua operazione da Segugio dimostra in maniera eloquente che il 95% del mondo mediatico e del mondo politico, perché ormai vanno a braccetto, ci propinano tutti i giorni, tutte le notti, una enorme fabbrica della menzogna.
E naturalmente noi l'unica cosa che possiamo fare è quello che ha fatto il professor Borghi, smentire tutta quella marmaglia di cose che ci dicono e che sono semplicemente delle falsità, sono dei modi per distrarre le persone e per non far vedere quella che è la realtà. Questo succede a livello internazionale come a livello nazionale, e i 5 Stelle fanno parte di questa struttura che è portata soltanto ad ingannare la cittadinanza. Grazie professore. Bene, aggiungo Claudio, poi ti lascio gli ultimi minuti, che sono 3 per 4 per concludere. Aggiungo un altro sms del signor Stelio da Bergamo, il quale ha bisogno di 6.533 euro. Da dove deriva il calcolo? Da 98 miliardi di euro di penale alle 10 società concessionarie di slot machine di cui abbiamo parlato stamani sulla scorta della notizia per cui l'ex presidente della Camera e leader di Alleanza Nazionale Fini era in affari con il signor Corallo, Atlantis Plus, il principale gestore delle macchinette e delle slot machine in Italia, legalizzate dal 2004, fin dal 2002. Quindi era organico il suo rapporto. Era 98 miliardi la cifra che hanno calcolato gli uomini della Guardia di Finanza di penale per non avere rispettato i contratti della legalizzazione del 2004 da parte di 10 società concessionarie. La principale di queste società era in rapporti con Fini e con Alleanza Nazionale da tanto tempo. Ora io mi domando una cosa. 98 miliardi, Nannicini papà, il papà di Nannicini, il consigliere di Renzi, fu il primo a saltare su in Parlamento quando venne fuori lo scandalo dicendo no, giammai, questi non devono pagare neanche un euro. E ci riuscirono tutti, perché poi da Visco a Tremonti tutti fecero in modo che non si pagasse questa cifra, che può sembrare enorme, ma che la Guardia di Finanza aveva calcolato con i contratti alla mano. Quindi o decidiamo che i contratti valgono o decidiamo che non valgono. Contratti alla mano, quella era la cifra. Sembrerà astronomica finché si vuole, ma quella era. Quindi sono 188 mila miliardi di vecchie lire, diviso 60 milioni di italiani sono 1.633 euro a testa, la mia famiglia ha 4 componenti, scrive il signor Stelio da Bergamo, mi spettano 6.533 euro. E non fa una grinza, perché quello è il calcolo della Guardia di Finanza. Più in generale però ti chiedo questo, visto che naturalmente non possiamo fare affidamento alla magistratura per andare a recuperare un mare magno di questo genere, e visto che altrettanto logicamente uno può immaginare che il signor Fini, leader di un partito, vice premier, ministro degli esteri, eccetera, fosse in grado da solo o solo il suo partito di condizionare un ministero dell'economia al punto tale da fare affari col signore delle slot machine, questo mi sembra un po' strano, stranetto che non si sapesse niente, no, da parte dei suoi colleghi di governo dell'epoca. Un po' di chiarezza su quanta gente ci ha mangiato su questa roba qua. È auspicabile? È fattibile? Magari è una cazzata quella che sto dicendo, però non mi sembrerebbe così inopportuno nei confronti del cittadino italiano, che i contratti li deve rispettare, giustamente, che le tasse le deve pagare e che insomma 98 miliardi passati in cavalleria sembrerà una stupidaggine, ma non lo è, perché sennò decidiamo che in questo paese i contratti non valgono di default, punto e basta. Scusami lo sfogo, ma è una vicenda da cui mi sono occupato tante volte. Adesso hai proprio troppo poco tempo per rispondere, ma te lo prendi comunque, Claudio, prego. No, beh, scusa, in realtà si risponde molto semplicemente. Lo Stato sul gioco d'azzardo ci campa. No? E quindi gli interessi erano trasversali, perché questo sistema del cazzo, dove ci siamo ficcati con sovranità monetaria ceduta altrove, comporta che lo Stato deve procurarsi il denaro così come un drogato si procura l'eroina, perché non avendo più la capacità di gestire la propria moneta deve prenderla ad altri, e non c'è sistema più efficace del gioco d'azzardo per fottere soldi alla popolazione. Questo lo si sapeva sin dai tempi di Noè, che col gioco d'azzardo si facevano tanti soldi, e quindi c'è una collusione di interessi fra lo Stato, rappresentato in quel caso dai vari governi pro tempore, e chi nello specifico poi dopo portava avanti le lobby di questa gente, quindi concretizzando le richieste, ma pare che erano tutti d'accordo, non si deve toccare il sistema del gioco d'azzardo, anzi lo si deve far crescere il più possibile. Ora io, per carità, cioè se uno vuole andare a farsi una puntatina alla roulette ogni tanto può anche andare, perché è suo diritto, se no, altrimenti deve andare a Lugano e quindi ci mandiamo lì, oltre
a quelli che vogliono la prostituzione, ci mandiamo anche chi vuol giocare, non mi sembra il caso, di Svizzera ne hanno già abbastanza di soldi. Però il sistema truffaldino, tale per cui la giocata in realtà veniva intascata da altri, perché è evidente che se questi soldi sono spariti, sono dei soldi che in primo luogo non vanno a chi ha giocato, no? Mi viene da pensare, cioè della gente che in buona fede è presa, è andata lì e ha giocato e la vincita non arrivava mai. Pensiamo a quanti vecchietti o quanti disperati che ogni tanto nelle sale, quelle delle slot machine o delle macchinette che si vedono nei bar, no? Dentro, che in modo compulsivo continuano a mettere dentro il gettoncino nella macchina, no? Sperando in qualcosa che non arriva mai. Ecco, se questo qualcosa che non arriva mai alla fine è stato intascato o dalle società concessionarie o da Fini o dagli amici di Fini o cose di questo tipo, io adesso non so se sono 94 miliardi, di certo uno non speri di incassare 94 miliardi, ma neanche credo 94 mila euro da Fini, ecco, perché penso che quando lo si rimonterà non verrà giù neanche un euro, neanche un bottone. Tulliani già ci ha fatto sapere che a Dubai, no? Quindi tanti saluti. Però questo signor Fini era il primo, tanto per dirne una, che pur essendo in maggioranza di centrodestra con un programma ben chiaro, cui c'era dentro anche la Lega, tuonava per inserire la tassa sulle rendite e sui risparmi. Allora, Claudio, certo, dobbiamo salutarci perché mi sparano dall'altra parte del vetro, mi accoppano giustamente. Quindi noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento settimana prossima. Grazie, Claudio Borghi Aquilino. Grazie a voi, ciao.